Celebrato in Consiglio regionale il giorno del ricordo, dedicato ai martiri delle foibe. Il 10 febbraio è diventata una data simbolo utile non tanto per le celebrazioni, quanto per mantenere la storia viva. Mazzeo, necessario costruire la memoria per il domani. Ascoltata in Commissione Sanità Camilla Bianchi, garante per l'infanzia. Modificate tra le due fasi della pandemia le esigenze dei ragazzi, al punto che i vari garanti regionali hanno chiesto al governo un piano specifico per i giovani. Nessuna solennità o rituale, ma una storia di vita vissuta da tramandare. Il Consiglio regionale, come ogni anno, ha voluto celebrare il giorno del ricordo, dedicato ai martiri delle foibe. Così come per la giornata della memoria, questa occasione non è fine a se stessa. I protagonisti di quei giorni neri sono sempre di meno e quindi nelle intenzioni dell'Assemblea Toscana c'è l'assoluta necessità di non chiudere quei capitoli per sempre. Così, il 10 febbraio, in Palazzo del Pegaso, si è tenuta la seduta solenne, che ha avuto come ospiti di eccezione lo storico Franco Cardini e il giornalista Fausto Biloslavo. In un tempo sempre più schiacciato dalla dimensione breve dell'istante, ha affermato Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale, è compito delle istituzioni fare memoria per costruire insieme un futuro di democrazia, di pace, di libertà e giustizia per i nostri figli. Concetti in linea con quelli espressi dal presidente regionale Eugenio Giani. Ben venga il giorno del ricordo per superare gli integralismi ideologici e andare oltre, dare senso alla memoria e avere massimo rispetto del dramma e dei martiri della nostra storia. No alla dietrologia politica e sì alla verità. Ricerca della conoscenza che è ritornata anche nelle parole di Cardini. La storia non è un tribunale, il suo compito non è giustificare nel senso di assolvere oppure condannare. È chiarire dall'interno come sono avvenute certe cose. Non c'è giudizio che non sia suscettibile di modificazioni. La ricerca storica è necessaria. Io ritengo che il 10 di febbraio abbia sempre un grande significato nel ricordo di tanti italiani che solamente perché erano italiani furono coinvolti in quello che furono campagne di distruzione di massa che hanno toccato nostri connazionali. E io vedere con il titolo della nave Toscana dal porto di Pola, quella Pola che il nostro concittadino Dante Alighieri 700 anni fa definiva un po' il limite dell'Italia, nella Divina Commedia viene citata in questa veste. Ecco, dal porto di Pola vedere il traghetto, piroscafo Toscana, che carico di persone che devono lasciare la propria terra, i loro sentimenti, i luoghi dove erano radicati, mi strugge nel sentimento di solidarietà, di vicinanza e di ricordo della ingiusta, assurda, drammatica fine che molti di loro fecero perché furono battati in quelle foibe. Non deve più accadere. Oggi non è il tempo delle polemiche, oggi è la giornata del ricordo. Mi dispiace che le colleghe del Movimento 5 Stelle non parteciperanno. La scelta delle personalità, di chi oggi interviene, è stata condivisa in una conferenza di programmazione lavori dove erano presenti. Mi pare strano che abbiano deciso di fare tutto questo. Io non entro nella polemica. Oggi, come diceva benissimo il professor Cardini, ringrazio davvero per la disponibilità. È il tempo di attualizzare la memoria. In un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare, è un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. Ho ascoltato poco fa le parole del professor Cardini e quel modello di attualizzare quello che è successo perché non accada mai più, quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa, e che ha portato poi anche a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora
nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. E sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. Questa faccenda della giornata della memoria e poi della giornata del ricordo è partita, vi ricorderete tutte le polemiche, anche quando cominciò le idee del Parlamento al riguardo, eccetera. È partita un po' come una sorta di derby. E molti italiani l'hanno intesa in questo modo. È tragico, è irritante, può fare anche ridere. Però è vero che gran parte degli italiani intende la giornata della memoria come una cosa, questione ebraica e, se si vuole, questione razziale a parte, come una cosa, come dire, un po' più di sinistra, e la giornata del ricordo come una cosa, come dire, un po' più di destra. Ora il problema è che evidentemente la storia non è un derby. La memoria e il ricordo sono altre due cose. Non a caso la memoria era già occupata dalla Shoah, chi ha pensato che bisognasse parlare anche delle foibe ha parlato di ricordo. Ora io non lo so se ha fatto apposta, ma l'operazione fatta è molto sottile, per cui penso sia arrivata per caso, perché non credo che l'abbiano fatto appositamente, però è una bella coincidenza. Memoria, come sapete, viene da mens, quindi evidentemente c'è un elemento di razionalità nel richiamare qualcosa del passato. Ricordo, come sapete, viene da cor, in latino di cuore, quindi c'è un elemento di maggiore affezione. Ora, la testa e il cuore non sono in contrapposizione, anzi. I consiglieri, nei loro interventi, hanno cercato di attenersi a queste indicazioni, provando a non fomentare le polemiche, spesso sollevate in merito alla contrapposizione tra memoria e ricordo. A ribadirlo è stato Marco Casucci della Lega, che ha aggiunto come però sarebbe necessario togliere l'onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat al maresciallo Tito. Anche Vincenzo Ceccarelli del PD e Francesco Torselli di Fratelli d'Italia hanno insistito sul fatto di evitare gli schieramenti, ma piuttosto concentrarsi nel tramandare la storia perché non si ripeta. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, ecco, diciamo, dalmata, giuliane, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando, ecco, le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate, e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini, di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Quindi, ecco, condivido, cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. Quindi respingere le polemiche, dice che ci deve essere una memoria condivisa? Assolutamente, è proprio quello che, ecco, questo Paese, come ho avuto modo di dire anche per la giornata della memoria, deve ritrovare una memoria comune, un ricordo condiviso. Vorrei dire che la memoria è veramente un patrimonio prezioso che va salvaguardato e va tramandato, soprattutto ai giovani, perché si abbia consapevolezza di quello che c'è stato prima di noi e soprattutto perché questi ricordi, in questo caso di queste tragedie, possano servire perché questo non accada mai più. E poi è un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono, oltre 300.000 esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. Anche qui in Toscana circa 580 furono ospitati qui a Firenze
nella struttura di Sant'Orsola. A Laterina, un campo di prigionia, fu invece trasformato in un campo di accoglienza e lì molti di più furono ospitati. Quindi è una vicenda che fa parte delle tragedie del nostro paese, della storia dell'Italia, è una cosa che ci sta alle spalle ma che deve servire da monito per il futuro. Perché anche quella tragedia, come altre, fu determinata da ideologie nazionaliste, ideologie razziste, ideologie di persecuzione etnica, cose che purtroppo ci sono state anche recentemente ed è un virus che è ancora presente anche nei nostri paesi civili, se vogliamo, dell'Europa e ovviamente del mondo. L'attenzione è che è stato un momento importante come ogni anno quando si affrontano questi temi. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Sono state le vittime per eccellenza della pandemia, confinati in casa, lontani dalla scuola, dagli amici e dallo sport. I bambini e gli adolescenti hanno pagato e stanno pagando a caro prezzo gli effetti dell'emergenza sanitaria. Il quadro è complesso e le contromisure necessarie per evitare che i segni di questo dramma non si ripercuotano a lungo. A sottolinearlo Camilla Bianchi, garante per l'infanzia e l'adolescenza della Toscana, convocata in audizione in Commissione Sanità. Come ha affermato lei stessa, si è trattato di un incontro conoscitivo e fondamentale per fare il punto della situazione, dove Bianchi ha ribadito provvedimenti fin qui consigliati per dare respiro alle giovani generazioni, quindi uscire dove è possibile, non alienarsi e trovare sempre un contatto con i propri familiari. L'audizione di stamane è stata appunto occasione di conoscenza e di confronto con i commissari della terza commissione sanità, nonché è stata l'occasione di una breve restituzione dell'attività svolta in questi mesi dall'inizio della pandemia, in cui in maniera appunto sintetica ho riportato come all'indomani dell'inizio dell'emergenza sanitaria, solo dopo due settimane, ho immediatamente ritenuto di sollecitare le istituzioni di governo sia centrali che regionali rispetto ad un'attenzione all'adozione di misure concrete a sostegno di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, alla necessità di un chiarimento rispetto a tutti i dispositivi che sono stati emanati e prodotti in questo mese, che si sono avvicendati creando spesso non poca chiarezza e disagio nell'applicazione degli stessi. I temi che ho sollecitato sin dall'inizio della pandemia sono stati quelli della possibilità per i bambini di uscire un poco intorno casa, così come era permesso fare jogging o portare i cani appunto per una brevissima passeggiata, la necessità del ricongiungimento familiare laddove i bambini al momento del blocco si trovavano fuori dalla residenza ordinaria, quindi molteplici segnalazioni sono giunte al mio ufficio proprio nella necessità di capire come i genitori potevano ricongiungersi ai figli nell'interpretazione dei dispositivi normativi emersi. La necessità, vi è stato il sollecito poi della necessità di adottare un piano nazionale straordinario infanzia e adolescenza che soprattutto all'indomani poi della fase 2 dell'emergenza sanitaria potesse prevedere l'adozione di misure fattive ed organiche rispetto al sostegno a infanzia e adolescenza e alle famiglie, potesse fornire una previsione certa rispetto al ritorno a scuola. Con l'evoluzione della pandemia le esigenze sono cambiate e così anche il quadro. La garante ha evidenziato il problema della violenza e quello della povertà educativa. Per questo motivo i garanti regionali hanno chiesto al governo un piano dedicato ai giovani.
Negli ultimi mesi sono cresciute poi le segnalazioni sui disagi dei bambini e ragazzi ad affrontare la didattica a distanza, il rientro a scuola con le nuove limitazioni e i dubbi su corretti dispositivi da utilizzare. Oltre quindi al tema della violenza, del contrasto alla violenza sulle persone di minore età, un altro tema importante trattato in questi mesi è quello della povertà educativa. In un contesto emergenziale come questo, naturalmente le conseguenze sociali ed economiche sono drammatiche ed hanno impattato ed impattano naturalmente in maniera forte anche sulle persone di minore età. L'aumento della povertà assoluta delle famiglie ha determinato un aumento della povertà educativa, sulla quale è necessario intervenire attraverso l'adozione di misure concrete, fattive, di sostegno e supporto alle famiglie affinché sia consentito ai bambini poter raggiungere quelle conoscenze cognitive di base e non solo cognitive, affinché sia assicurata una crescita e uno sviluppo equilibrato.